Mister, quanta amarezza c'è per aver mancato di misura l'ultimo atto di questa stagione? Ma i sentimenti sono un po' alternati, nel senso che c'è amarezza perché non siamo riusciti ad andare avanti, ma c'è anche grande soddisfazione e grande orgoglio per aver avuto la fortuna di allenare un gruppo così bravo ad applicarsi a giocare tutte le partite al 100%. L'abbiamo dimostrato anche oggi, che siamo arrivati qui a giocarci questo playoff meritatamente. Anche oggi la squadra ha dimostrato di essere una squadra che sa quello che deve fare. Siamo partiti benissimo, abbiamo avuto i primi 5-6 minuti tre occasioni per fare gol, siamo stati sempre in partita. Poi di fronte c'avevamo una signora squadra che a livello individuale e anche a livello di organizzazione, insomma, sicuramente è una squadra forte, però io credo che noi usciamo da questo playoff a testa alta. Questo ho detto ai ragazzi, bisogna essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino all'ultimo minuto della partita di oggi. Darebbe un giudizio, un voto alla stagione del Matese, allora proviamo a darlo. Ma 10 è difficile darlo perché la perfezione esiste, però sicuramente per quanto riguarda l'arco di tutta la stagione e per il campionato che abbiamo fatto, questi ragazzi meritano un 9,5, ma soprattutto per l'abnegazione, per l'impegno che ci hanno messo e per l'unità di intenti, perché non era facile uscire fuori dalla situazione che avevamo a inizio di dicembre, e soltanto con il lavoro, soltanto con l'umiltà siamo riusciti a tirarci fuori e a fare questo tipo di campionato. A dicembre ci davano quasi tutti per spacciati, invece poi abbiamo fatto, proprio partendo dall'ultima sconfitta che facciamo qua il 6 di gennaio, abbiamo fatto 25-26 partite, una migliore dell'altra, e questo è merito dei ragazzi e gli voglio veramente fare i complimenti. Sono orgoglioso di aver allenato un gruppo di ragazzi come quello che ho avuto quest'anno, mi hanno regalato veramente tantissime soddisfazioni.